apriamo oggi una nuova iniziativa e insieme una nuova sala. L'iniziativa è quella appunto che prevede di esporre un'opera al mese dal titolo meraviglioso dato da Cristina Genovese di Eppur si espone, il calco da Galileo è immediato, e dall'altra il prototipo di quello che vorremmo diventasse il nuovo museo al cui nuovo allestimento abbiamo cominciato a lavorare da poco. Voglio soltanto dire che è molto importante per tutti coloro che lavorano al parco vedere in pochissimo tempo, e contrariamente diciamo ai fausti previsioni, che siamo riusciti tutti quanti, perché certi risultati non sono mai merito di una o due persone, è soltanto un gruppo che riesce a portare avanti, non voglio dire in questo particolare momento storico perché è pesantissimo, in questo momento in cui abbiamo moltissimi turisti, la ritrattistica in campo pittorico nel mondo antico è una classe di produzione molto rara, perché il pigmento, essendo di origine naturale, ha problemi conservativi sicuramente di più alto livello. Non a caso gli unici ritratti pittorici provengono esclusivamente dall'Egitto e fanno parte i cosiddetti ritratti del Fayum, che sono praticamente la parte superiore di mummie. In ambito romano la ritrattistica funeraria è, vorrei dire, molto rara. Questa della necropoli dell'Isola Sacra è uno dei pochissimi casi ancora visibili. E mi preme mettere in evidenza che noi qui abbiamo la rappresentazione figurata di un gruppo familiare costituito da padre, madre e figlio. Le gerarchie familiari le deduciamo dalla posizione in cui questi affreschi erano posti all'interno dell'edificio funerario, ovvero dovete immaginare una camera con tetto all'interno della quale sulla parete di fondo venivano articolate le pareti con nicchie ed absidi, e a cui il posto principale e di immediata visibilità era il centro della parete di fondo.